Gabriel Fortunato che distrugge un'auto, Felipe Mota che spara trick senza senso e tanti, tantissimi skater. E presa bene. Ma partiamo dall'inizio, o meglio, da Torino. Tra l'altro guardate qua che bombette, le high shoot shoes, delle mine. Buona occasione per flexarle. Purtroppo devo mettere sulla cavigliera, sono ancora infortunato. Non avete idea da quanto tempo io non metto i piedi su uno skate. E non potrei farlo, ma oggi è un'eccezione, perché, senti, vengono gli skater più forti al mondo in Italia, tutto il team Monster, quasi. Naija e Aishud sono troppo dei principi per venire in Italia, però sarà bellissimo. Per cui oggi piccola eccezione, ma non posso assolutamente fare trick, perché vedo tutti i santi e le madonne insieme se provo a poppare. Raggiungo Fede e Gallo. Tutto bene tu? E sgasiamo in autostrada con la sua infallibile 600. Contentissimo di essere con due persone infottate come poche altre di skateboarding. Gallo è uno degli skater più forti che io conosco. Arrivati a Milano. Adesso prendiamo il treno per arrivare fino in centrale. Mettiamo piede in centrale e nulla ha senso. Non solo la miriade di gente che ci ritroviamo davanti, ma vogliamo parlare di Gabriel Fortunato che flexa, Felipe Mota che spara trick allucinanti, alcuni tra gli skater più forti d'Italia e George Simoes che mi viene addosso. Ti prego, continua. E questo è solo il primo contest che ci sarà oggi. Intanto Gabriel decide di rendere la situazione un po' spicy per aumentare la fotta, come se già non ce ne fosse abbastanza. E seppure i pro facevano fatica, vi fa capire quanto fosse alto quell'ostacolo. Quattro bambini impilati, probabilmente. La scena di Gabriel Fortunato che tiene il... Let's go! Lo becco sempre! C'è una quantità di gente incredibile, mai visto una cosa del genere, forse solo ai mondiali di Roma. Faccio fatica a filmare. Questa è la situa per fare un cazzo di video e una foto. Non si vede un cazzo. Ma non a godermi l'incredibile atmosfera che si era creata. Tutti legati da un'unica passione e con gli occhi sgranati sul contest. Meno male che c'eravate voi a sostenermi, letteralmente. Alessandro mi sta tenendo, cioè io mi sto tenendo lui. Tra l'altro, grazie veramente a tutti, perché mi avete fermato in tantissimi e mi avete caricato veramente di forza. Grazie davvero a tutti coloro che sono riuscito a salutare. Voglio bene a ognuno di voi, ma lui ha vinto davvero tutto. È stato lì appeso tutto il contest. Sei su YouTube, sei un grande. Che mito, ma tu sei un grande. L'hai svoltata. Che pensi? Madonna, incredibile.
fate per Monster, lo fate per la gloria, lo fate per il presidente! Con Rufus, andata in arrivo! Queste ore in centrale sono state assurde, spero di averle raccontate al meglio. Ora corriamo verso la pinball, che è un posto senza senso. Non c'ero mai stato e non avete idea di quanto stessi rosicando a non poterlo skateare. Ma almeno ho potuto riprendere un po' la gente che letteralmente volava. Durante il penultimo contest della giornata hanno spaccato tutto. E sapete chi c'era a skateare tra i pro skater e skater storici? Due ragazzini italiani. Ragazzi, se non li seguite dovete farlo. Qui eravamo tutti preoccupati. Però si è rialzato e due ore dopo è tornato a skateare, nonostante quella botta. Si meritava un applauso. Un applauso! Death skateboarding. Questo è lo spirito giusto. E la mamma ha vinto tutto comunque. E che sorpresa! Preparatevi perché non ve l'aspettate. Stiamo parlando di una furga con sopra saldato un rail per far skateare la gente. Dite quello che volete, ma io questo non l'avevo mai visto. Sono dei fuori di testa. Fuori di testa! Questo è il modo migliore per concludere la giornata, una delle più incredibili di sempre. E non mi sentivo meno skater perché sono ancora fermo, anzi ho urlato anche mentre riguardavo le clip per la gasa e la presa bene, la magia che lo skateboarding ha regalato a tutti noi durante l'evento e spero anche a voi, spero di averlo raccontato al meglio, ci tenevo a farlo arrivare anche a chi non c'è potuto essere. E spero che un giorno io possa essere chiamato a raccontare questo evento direttamente da chi l'ha organizzato. Sarebbe veramente per me un sogno, oltre che un onore, ma sono onorato a prescindere di avervi condiviso queste immagini e questa storia. Al prossimo video, guys. Keep
pushing.